La difesa personale non si identifica con nessuna delle arti marziali ed è errato considerare un qualsiasi stile un metodo specifico di self-defense, poiché se è vero che tutte le arti marziali, come gli sport da combattimento, possono rivelarsi utili, nessuna di queste pratiche però può considerarsi generalmente valida in ogni situazione. Forse potevano renderli tali il rigore e l'addestramento dei secoli scorsi, ma oggi le modalità sono cambiate, l'uomo è cambiato, così come le sue capacità motorie. Siamo in un'epoca in cui l'essere umano crede di non aver tempo e sono sempre più numerose le persone che sentono la necessità di apprendere in tempi rapidi un metodo concreto ed efficace, scaturito dallo studio di vari sistemi e sintetizzato in tecniche semplici e realmente applicabili. Il Mastering Power Fighting racchiude tutto ciò che vi è di più pratico e necessario per imparare a difendersi nel più breve tempo possibile. L'obiettivo è centrare subito il bersaglio, poiché questo metodo è stato creato per soddisfare una delle maggiori necessità insita nell'uomo, salvaguardare la propria vita. Senza nulla togliere al complesso e meraviglioso mondo delle discipline marziali, il Mastering Power Fighting raggiunge subito il suo scopo, focalizzando l'attenzione del praticante solo ed esclusivamente su ciò che può risultare utile alla sua difesa. Durante i corsi di Mastering Power Fighting vengono studiate le singole tecniche e le ipotetiche situazioni di pericolosità, l'atteggiamento mentale corretto per evitare, ma anche per vincere, una colluttazione. Ampio spazio è dedicato allo studio del corpo umano, dei suoi punti vitali, soprattutto nei livelli più alti, e delle probabili conseguenze traumatiche derivanti dai vari colpi portati a segno. Nell'MPF, un sistema formato da vari livelli di preparazione, viene curata fin nei minimi particolari la preparazione di ogni praticante e si studieranno esclusivamente tecniche utili al conseguimento del nostro obiettivo, la difesa personale. L'estrema efficacia, la sconcertante semplicità, la risoluzione definitiva costituiscono la direttiva di studio, sin dagli anni delle grandi guerre, nelle scuole di polizia delle maggiori potenze mondiali, dalla quale derivano le tecniche del Mastering Power Fighting. Il nostro metodo è stato codificato per essere adattato alle necessità di ogni persona e a tale scopo è stato strutturato in tre tipologie di pratica. MPF Man and Woman, un programma per adulti differenziato per uomini e donne. MPF Light, per ragazzi, ragazze e per la terza età. MPF Professional, rivolto a professionisti della sicurezza sia pubblici che privati. Ogni singolo livello di preparazione permetterà al praticante di specializzarsi gradualmente con stimoli e difficoltà crescenti. Oltre allo studio delle molteplici situazioni, sono previste, come vedremo, anche particolari tecniche per la difesa in ambienti esterni, in strada, in spiaggia o in una pineta, in luoghi chiusi, in ascensore. Cinema o in locali angusti. Tecniche di difesa contro un coltello. Hey! Un bastone. O contro uno o più avversari, oltre all'apprendimento del corretto utilizzo di un bastone quale strumento per aumentare le proprie possibilità di salvaguardia. Hey!
Nel primo livello o livello base di ciascuno dei tre programmi vengono apprese tutte quelle tecniche basilari di difesa personale, differenziate però per i due sessi. Infatti il tipo di approccio di molestia che potrebbe ricevere una donna sarà certamente distinto dalle minacce ricevute da un uomo. Nei livelli avanzati verranno approfondite le tecniche e studiati minuziosamente i punti vitali del corpo umano, nonché ulteriori leve, prese e bloccaggi. Infine, per coloro che desiderano specializzarsi e diventare degli insegnanti professionisti di Master in Power Fighting, è possibile frequentare corsi di perfezionamento tecnico-didattico dei vari settori, divenendo istruttori riconosciuti della scuola MPF. Il comune denominatore di tutto il corso e di tutti i livelli che avrete modo di studiare è e sarà sempre la costanza. La costanza è una delle virtù più ambite da uomini e donne. La peggior nemica se non si possiede, la migliore amica si fa parte del nostro essere. Se la vostra intenzione è raggiungere i più alti livelli di pratica, dovrete imparare ad allenare la vostra capacità di essere costanti attraverso la perseveranza o, come lo ha semplificato il nostro maestro, attraverso l'effetto martello. Ampliate la visuale e vedrete come questa definizione ben si adatta ad ogni situazione reale della vita, a patto però che non si tratti di ripetizione meccanica, ma di una presenza mentale e fisica. Ricordate, il vero segreto che solitamente sfugge all'uomo è la disciplina.